Ciao a tutti ragazzi, siete già qui? Io sono Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video. Fa un caldo della Madonna. Infatti, perché oggi andremo a recensire non uno, non due, ma ben tre wafer delle Tre Marie, ragazzi. Solo che sono curiosa di capire perché questo qui è doppio, invece questi qui sono sottili, cioè ci posso arrivare, però dico perché questo gusto così e questi sono colà. Bene, assaggeremo nocciola, mandorlato e stracciatella. Io vi confesso che quello della stracciatella in passato l'ho già assaggiato. Se li mettete in frigorifero sono ancora più buoni. Soltanto che questa volta voglio metterli tutti e tre a confronto nello stesso momento e quindi voglio dare un voto, quindi farne poi una classifica alla fine, come sempre, nel mio stile Gilda Fashion. Però prima iscrivetevi al mio canale, pigiate sul tasto della campanellina, lasciatemi un like di supporto, commentate se volete che vi saluti nel video di domenica prossima e condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale, quindi a crescere un po' di più. Aiutatemi a crescere un po' di più. Non lo so, fate iscrivervi anche in questo caso, perché no, il vostro parroco, il prete della vostra chiesa, ecco, dite che sto recensendo i wafer delle Tre Marie. Mi sono messa in tema, no? Sembro una suora. No, forse è meglio che non fate iscrivere il vostro parroco, casomai dovessi convertirlo. Quale sarà il gusto migliore? Ma adesso prima, sigla! Briciola è qui, soltanto che lui pensa soltanto a mangiare. E io gli stavo dicendo che deve collaborare anche lui, perché anche lui, se vogliamo, comunque si esibisce. E quindi è un attore nato. Ecco, non gliene frega niente. Allora, dai dei bacini alla nostra family. No, dei bacini alla nostra family. Lui si pappa i würstel e basta. E invece tu te lo devi guadagnare i würstel. È vero, devi collaborare anche tu. Madonna, che caldo sto sudando, però è una meraviglia abbracciarlo, anche con 40 gradi. Ecco, lui no, invece. Vabbè, ok, ciao, giustamente fa caldo. Oddio. Bene, fate finta di non aver sentito niente. Li ho messi, sono chiusi ancora, sì. Allora, baci baci briciolosi e baci baci fashion. Adesso iniziamo subito, non perdiamoci in chiacchiere. Io inizierei prima da quelli alla nocciola, perché voglio capire perché questo no, cioè perché questo qui è doppio come pacco. Invece non capisco perché questi pacchetti sono più sottili. Vabbè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, basta. Nocciolino, no, che nocciolino, si chiama ancora uno. Ah, ok. No, nocciolino, vieni a me. Ma sì, nocciolino, vieni a me. Oddio, non facciamo cadere niente. Vediamo come sono, come saranno. Ovviamente sono do è doppio il pacco perché sono due file, quindi è ovvio. Io ne prendo giusto due. Ma solo perché sono caduti, non perché ne volevo due, non perché ne volessi due, meglio. Bene, cioè, mi correggo pure da solo, vabbè. Ok, faccio tutto io. Vedete? Sono due file queste. Ecco perché è doppio il pacco, vedete? Non so perché questo l'hanno fatto così. Alla nocciola, ragazzi, vediamo come sono. Praticamente sono quelli più semplici. Praticamente sono quelli più semplici. Però devo dire che sono super super gustosi. Tre Marie. Allora, il panettone, devo essere sincera, è buonissimo, lo so. Però ho assaggiato di meglio. Però questi wafer sono i più buoni che io abbia mai mangiato. Cioè, di quelli che ho avuto modo di assaggiare io. Le Tre Marie, wow! Poi messi in frigorifero sono ancora più buoni. Personalmente parlando, se posso darvi un consiglio, che voto posso dare a questi qui alla nocciola? Scusate. Che voto posso dare a questi qui alla nocciola? Beh, eppure nella loro semplicità mi hanno già convinto. Si scioglie in bocca il cioccolato, la nocciola, tutto. Mi piace. Un bel 8 pieno. Io passerei questi qui al mandorlato, ragazzi, questi qui al mandorlato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mandorlato, vieni a me.
Va bene. Ah, oggi sto proprio sudando. Poi dicono, come cacchio fai a non ingrassare mai? E certo, faccio la sauna. Allora. Ah, ecco, perché questi qui sono molto doppi. Proprio lo sentite proprio al tatto, che sono, cioè, mattoni praticamente. Ecco perché è una sola fila. Quelli invece sono sottili, cioè sono praticamente... È come se questo qui fosse due di quello. Ecco, due di quelli lì. Vediamo. Mamma mia, la mandorla si sente. Buonissimo. No, controllavo se ci fosse scritta veramente mandorla, perché ancora diciamo, il gusto che sentivo era quello della fame, però. Sì, è dolcissima, Pusha. Dolcissima, non è nauseante. Però dico, quel tanto che basta che faccia capire che è mandorla. Ma proprio il cioccolato è fantastico. Quindi se a quelli lì semplici abbiamo dato comunque un 8 pieno, a questi qui darei un bel 9 meno un quarto. Questi qui, mandorlato. Io adesso passerei, senza perdere altro tempo, più che altro perché voglio mangiarli, quelli alla stracciatella, ragazzi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stracciatellizzami. Sì, stracciatellami. Ok, va bene. Adoro. Io mi ricordo che io andavo matta per questi qui la stracciatella. Quindi vediamo adesso. Sono come me li ricordavo. Madonna, come sono belli. Solo a vedervi. Solo a vedervi siete fantastici. Siete sexy. Siete buoni. Siete... Wow. Perché ora capisco. Perché quelli della stracciatella hanno i pezzettini al cioccolato. E sì, il ripieno invece è bianco. E tutto torna. Io adoro di più il cioccolato bianco. La crema bianca in generale. Ecco perché. Anche questi doppi, soltanto che la crema, essendo bianca, rende il tutto più morbido. Mamma mia. Questi 10. Un altro. Ragazzi, questi qui la stracciatella, assolutamente questi qui metteteli in frigorifero. Li uscite qualche minuto prima, sono la morte loro. Perché troppo ghiacciati non sentireste bene il gusto. Troppo caldi. Classifica. Quelli arancioni alla nocciola, terzo posto, con un bel 8. Questi qui alla mandorla al secondo posto con un bel 9 meno un quarto. E questo qui al primo posto rimane, e sì, ahimè, rimane, con un bel 10, e non sto scherzando, sono serissima. Vedi ragazzi, quindi spero di avervi deliziato, di aver soddisfatto le vostre, diciamo, curiosità. Quindi in poche parole vi straconsiglio quello alla stracciatella. Gli altri due ve li consiglio ugualmente perché sono fantastici. Se questo video vi è piaciuto, vi invito gentilmente ad iscrivervi al mio canale, pigiare sul tasto della campanellina, lasciarmi un like di supporto, commentare se volete che vi saluti nel video di domenica prossima e condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale, mi raccomando, con i vostri parroci della parrocchia. Un abbraccio immenso e un bacione della vostra Gilda Fashion.